Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Come va? Spero che state bene, che state trascorrendo una splendida giornata. Torniamo a parlare di Genoa dopo tanto tempo, in quanto appunto ieri il Grifone ha giocato contro il Benevento, pareggiando per 0-0, quindi disputando la sua seconda partita in questo nuovo campione di Serie B, e volevo appunto fare un pochino una mia analisi di come si sta mostrando, di come si sta costruendo il nuovo Genoa targato appunto Blessin. L'appoggio del pubblico è grandissimo, fatto sta che insomma hanno anche raggiunto numeri impressionanti di abbonati, segno che la tifoseria genoana, sempre calda, sta supportando la squadra nonostante la recente retrocessione dalla Serie A. E appunto volevo analizzare un pochino il modo di giocare di Blessin, l'atteggiamento della squadra di Blessin, che presumo sarà lo stesso, insomma, per tutto questo campionato. Prima però di andare alla nostra questione, mi raccomando, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui contenuti che pubblico costantemente. Vi invito anche a cliccare sul link che trovate qui sotto in info box, perché vi condurrà al mio gruppo Telegram dove si parla di calcio a 360 gradi, senza colore né di maglia né di bandiera. Inoltre tenete sempre d'occhio la mia playlist presentazioni calciatori, perché troverete tanto pane per i vostri denti calciofili. In primis un ennesimo video in macchina, quindi alcuni di voi saranno anche ben felici, contando che purtroppo non mi ricordo il nome del mio iscritto, però mi ha detto che vedere i video in macchina col sole gli trasmette good vibes. Quindi sono molto contento che a questo ragazzo, mi raccomando, qui sotto nei commenti, palesati, perché purtroppo non mi ricordo il nome e mi, appunto, mi perdoni, spero mi perdonerai per questo, però appunto sono contento di portarvi queste good vibes. Ma veniamo a noi. Ieri pareggio appunto del Grifone per 0-0 contro il Benevento, però fondamentalmente è stato un pareggio veramente bugiardo, perché il Genoa ha creato veramente tanto. Ha preso anche una traversa, se non erro, tanti da distanza. Fatto sta che Paleari è stato il migliore in campo. Ottime parate, soprattutto una che mi ricordo su un tiro da distanza di Badeli. E veramente, ragazzi, cioè, Badel che va a concludere in porta è un'assoluta rarità. Però appunto mi vorrei soffermare su come si è schierato per la seconda giornata il Genoa di Blessin, 4-4-2, con Martinez in porta, sulle fasce difensive ovviamente a destra FT e a sinistra Pajac, al centro la coppia di il muro difensivo Bani Dragusin. Una cosa un pochino simile all'anno scorso è una scelta per il centrocampo, perché se è vero che sulla sinistra agisce Gudmundsson, al centro la coppia Frendrup, il mio amato Frendrup e Badel, a destra è stato confermato Portanova, in attacco invece la coppia Coda Ekuban, il quale si alterna un pochino con Yeboah. Ok, mi sta venendo Calloni, in realtà è Yeboah. Come vi dicevo, la scelta di Portanova a destra, un pochino la soluzione che è stata proposta a Blessina anche l'anno scorso in Serie A. Se vi ricordate bene, giocava spesse volte con Portanova a destra, con Melegoni a sinistra, creando questa sorta di diga di quattro centrocampisti centrali. Molto sicuramente Blessin punterà sulla fascia sinistra, perché comunque una bella accoppiata Pajac, che ha giocato anche da esterno offensivo in passato, e Gudmundsson, che fondamentalmente è più un'ala offensiva piuttosto che un centrocampista di sinistra. Insomma, questa coppia garantisce una bella spinta. Sulla destra, contando che anche FT ha delle grandissime doti offensive, diciamo che il giocatore che gli è di fronte, quindi Portanova, viene spesso chiamato a agire centralmente, perché comunque Portanova non è un esterno di centrocampo o di attacco puro, è molto spurio, un po' come il discorso di Allegri, che magari a volte mette McKennie sulla fascia. Il fatto di avere un Portanova lì con un FT dalla grande spinta fa capire che il gioco di Blessing comunque mira a creare
una sorta di diga di centrocampo, quantomeno di fare densità a centrocampo, ma mettendo giocatori dei piedi buoni, contando che la vera diga di centrocampo sarà composta comunque generalmente da Badel e da Frendrup. Quindi un Portanova sarà molto chiamato a dare una mano a Coda e a Yeboah o Ekuban in fase di insomma, costruzione di gioco e soprattutto in fase di appoggio in area di rigore. Avendo queste caratteristiche Portanova, ovviamente FT è chiamato a un gran lavoro offensivo, perché c'è un gran lavoro offensivo comunque differente da quello che fanno dalla parte opposta Gudmundsson e Pajac, perché FT comunque è chiamato alle sovrapposizioni, mentre magari Pajac sulla sinistra è più portato a sfruttare lo spazio che gli viene creato appunto da Gudmundsson, che rientrando spesse volte sul destro è più un giocatore che si propone in avanti ma che va a concludere la rete piuttosto che un Portanova che un costruttore di gioco. Quindi un dettame tattico di Blessing secondo me quest'anno sarà grande diga di centrocampo ma soprattutto densità al centro, ma allo stesso tempo sfruttare molto di più le fasce difensive di quanto siano state sfruttate l'anno scorso. Però qui FT è chiamato a un miglioramento, è chiamato a un miglioramento in modo assoluto, perché comunque è un giocatore sicuramente altamente di categoria, perché FT io lo reputo un ottimo esterno, però deve essere un po' più concreto in fase soprattutto di assist, perché tu comunque davanti hai giocatori come Coda, che è uno che quando ti rientra ti costruisce anche il gioco, ma è uno che lo spazio te lo sfrutta e che l'area l'affronta a più pari. Quindi il discorso è quello che FT è chiamato soprattutto in fase di assist a servire con i suoi cross comunque gli attaccanti, anche perché Kuban lui è un grande velocista ma fisicamente sta messo bene, cioè io non ho mai considerato Ekuban buono, sufficiente per la Serie A, ma per la Serie B ragazzi potrebbe essere veramente un'arma in più per questo Genoa, con la velocità, col discorso che può spostare difese appunto sfruttando questo suo movimento, spostando la difesa ti crea spazi per Coda, quindi gli spazi per Coda che appunto lo stesso attaccante classe 88 deve sfruttare, comunque le palle devono provenire, se Kuban crea gli spazi col movimento dalla parte di destra, FT è chiamato a un gran lavoro in fase di assist man. D'altra parte certamente vi è Pajac, ma comunque Pajac più volte ha dimostrato di essere un abile crossatore, addirittura a volte meglio di FT. Quindi mentre Pajac è sicuramente un giocatore di categoria che può dare una grossissima mano, FT è un giocatore di categoria superiore, quindi l'apporto che deve dare lo svizzero è maggiore rispetto, che, cioè o meglio, l'apporto che ci si aspetta da FT è maggiore rispetto a quello che ci si aspetterebbe da Pajac, anche perché comunque c'è il discorso che il gioco o lo crei sulle fasce, scusate oggi la voce va un po' così, oppure difficilmente dal centro si verrà a creare una fonte reale di gioco, perché sia Frendrup che Badel non sono i centrocampisti che ti impostano, forse in difesa un pochino Dragusin, ma Dragusin sta affrontando un processo di crescita e questa fondamentalmente potrebbe essere la sua prima vera stagione da titolare, quindi non ci si può aspettare dal giocatore rumeno insomma il ruolo che potrebbe avere il Bonucci di 4, 5, 6, 7 anni fa alla Juventus. Quindi sono in primis molto curioso di vedere questo Genoa, però se i tifosi che il sottoscritto ci aspetta tanto a questo Genoa, e secondo me le basi sono veramente buone e io vorrei sentire anche i commenti, vorrei leggere i commenti dei tifosi genovani e sapere loro come vedono la squadra, perché secondo me il Genoa è una serissima candidata alla promozione diretta e come sappiamo quest'anno la Serie B sarebbe più corretto chiamarla Serie A2, perché Parma,
Benevento, Genoa, Brescia, e ne scordo anche altre. Ci sono tantissime squadre molto importanti, quindi ci sarà divertirsi e sicuramente, secondo me, si divertiranno anche i tifosi del Grifone, ovviamente, tifosi del Genoa e non, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate e se il video vi è stato utile, vi è piaciuto. Mi raccomando, come sempre, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, passate a trovare su Telegram e date sempre uno sguardo alla playlist presentazioni calciatori. Vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!